Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Notizia di DAZN, di appena 3 ore fa, ragazzi. Il Napoli ha chiuso per Faraoli. Questa è la notizia di DAZN. Dovrebbe esserci un contratto fino al 2026. 2 milioni è il costo che si va a pagare al Verona. E finalmente, secondo me, arriva un vero vice di Lorenzo. Allora, lo so che pochi video fa avevo detto che non avrei parlato di notizie che non fossero ufficiali, ma è vero pure che DAZN ha una certa attendibilità. Ormai mi sono veramente fidato. Cioè, bene o male, una notizia che arriva da loro è abbastanza certa. Poi, un colpo a 2 milioni, così, riserva di Lorenzo. Insomma, Faraoni, ragazzi, era in orbita Napoli già da un po'. A me piace, sinceramente, è una valida alternativa. Il Napoli aveva la riserva di Mario Rui su quel lato, però manca la riserva di Lorenzo su quell'altro. E invece così con Faraoni finalmente magari si riesce ad avere questa bene amata riserva del terzino destro. Poi Faraoni, ragazzi, è un giocatore che in realtà è anche forte, cioè al di fuori di essere una buona riserva, sarebbe anche un buon titolare quando giocherà. Quindi veramente non è male. Secondo me è un gran colpo, calcolando che è stato preso a soli 2 miseri milioni. Ora non so esattamente se il giocatore fosse a scadenza, ma poco ci importa, detto sinceramente. 2 milioni è pochissimo, è veramente pochissimo. E quindi niente. Per il giocatore che ormai non so quanti anni ha, scusate, ormai qua siamo. Sono totalmente disinformato su di lui, però è del 97, ormai ha 31 anni, non è proprio giovanissimo, ci può anche stare prenderlo per questa cifra, però diciamo che in generale, ragazzi, veramente, non si poteva fare di meglio, secondo me. Quindi in realtà non è neanche io, Faraoni ero rimasto che me lo ricordavo più giovane, invece 31 anni, veramente non è giovane, questo no. Però, ragazzi, c'è poco da fare. A me mi piace come riserva, mi ispira fiducia. È il primo colpo di questo calciomercato. Ora bisognerà vedere cosa si deciderà di fare per il difensore. Tra l'altro, come se non bastasse, oggi ci dovrebbe essere stato anche il meeting tra Melluso, Chiavelli, De Laurentiis, Garcia, Micheli e Mantovani. Tutti quanti insieme amorevolmente per decidere cosa fare di questo calciomercato, e a quanto pare il primo risultato di questo meeting è stato la decisione di virare su Faraoni. Ora vediamo, perché sicuramente secondo me avranno parlato del difensore centrale, vediamo cosa si vuole fare, però per ora questo colpo mi fa sicuramente piacere. Noi ci vediamo alla prossima, ditemi cosa ne pensate, sempre comunque Forza Napoli, e ciao a tutti.